si sta svolgendo a Casette Verdini di Pollenza, presso la pista di pattinaggio Gilda Leopardi, il campionato italiano di pattinaggio corsa su pista. È la seconda volta che la società che io presiedo, l'Associazione Dilettantistica Polisportiva Juvenilia di Pollenza, organizza questo evento. La manifestazione è iniziata il 2, abbiamo fatto l'inaugurazione e le gare sono iniziate giovedì 3 la mattina alle 9:30. Già si sono svolte alcune delle gare più impegnative per i ragazzi, la 200 a cronometro, la 300 a cronometro e le gare sulle distanze lunghe, 10.000 e 15.000 metri. Partecipano ragazzi che provengono da tutte le regioni d'Italia, le squadre che partecipano sono 91 e gli atleti iscritti sono circa 600. Appartengono alle categorie ragazzi, allievi, junior e senior, cioè a partire dai 12 anni fino ai 18, 30, c'è qualche senior diciamo che arriva anche ai 30 anni, quindi sono pattinatori espertissimi e pattinatori alle prime armi. Per Pollenza questi campionati italiani è un evento importantissimo, già noi veniamo da un'ulteriore esperienza fatta 4 anni fa, in cui c'è stato un grosso successo, fatto sta che è venuto poi in seguito a questo anche i campionati juniores europei. Adesso quest'anno ci sobbarchiamo un'altra volta in questo bellissimo evento, dicevo. Naturalmente io ringrazio tutti i presenti, tanti sono venuti da tutta Italia, abbiamo pieni gli alberghi, abbiamo pieni il campeggio, abbiamo pieno tutto quanto. Abbiamo curato particolarmente tutta la struttura, riveduta e manutenuta correttamente. Speriamo che siano tutti soddisfatti e ringrazio in particolar modo gli organizzatori che hanno avuto il coraggio di sobbarcarsi un'altra volta in questa bellissima per noi avventura, faticosissima per loro. È un vero piacere stare qui a Pollenza per questa manifestazione, è una manifestazione importante per il territorio perché fa venire qua a Pollenza, nel comune di Pollenza, tantissimi giovani e non solo, quindi attraverso lo sport vengono tantissime persone, conoscono il nostro territorio, la nostra provincia, io sono convinto che poi torneranno eventualmente anche come turisti. Ecco, quindi io credo che chiunque dalla provincia al CONI, ai comuni che organizzano manifestazioni ed eventi che portano i giovani a partecipare, credo che debbano avere per forza il supporto delle amministrazioni, della provincia e di tutti. Quindi complimenti a tutti quelli che organizzano manifestazioni, soprattutto per i giovani nella nostra provincia.